Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo ucciso, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Le parole del profeta Isaia, siamo al capitolo 5 di Isaia, sono fatte risuonare di nuovo con delle aggiunte ancora più terribili da Gesù. La profezia di Isaia, come in tutte le profezie, no? Ce n'è una a breve termine e una a lungo termine, con la stessa profezia come effetto. Quindi la profezia di Isaia prevede quello che è la distruzione di Gerusalemme, l'esilio, come noi sappiamo, uno dei due grandi, dove viene proprio devastata Gerusalemme, distrutto il Tempio e sembra che il popolo di Israele non possa più risorgere, ma rimane sempre un germoglio. E questo per l'infedeltà del popolo di Israele ai comandamenti di Dio. Gesù riprende la stessa immagine, come abbiamo sentito della vigna, ma aggiunge il figlio che viene mandato dopo i profeti. Quindi dice che la cura della vigna si specifica in questo modo: vengono mandati dei servi, ma questi vengono bastonati, uccisi, no? I servi sono i profeti di Dio. Il profeta serve a risvegliare un po' il popolo, a dire: la fede non è questa, bisogna andare da quella parte, state andando alla parte sbagliata, Dio vi chiede questo. La reazione incredibile del popolo di Israele è quella di perseguitare e uccidere i profeti, così è stato. Poi parla di sé e quindi aggiunge un aggravante molto forte. Manterò, dice, manderò il figlio, avrà un rispetto di lui. E invece, peggio ancora, uccidiamolo così avremo l'eredità. L'eredità è: facciamo senza Dio e tantomeno suo figlio e tutto quello che è qua lo governiamo noi. È nostro. Parliamo del regno sulla terra. La risposta di Gesù a questo amplifica la stessa risposta che danno i suoi ascoltatori, i capi dei sacerdoti, i quali subito dicono: farà morire miseramente, darà in affitto via ad altri, daranno i frutti al suo tempo. Rimangono dentro l'esempio, ma non capiscono che sta parlando a loro. E loro, Gesù dice, queste parole sono terribili. Perciò io vi dico, secondo le vostre parole, a voi, non è che parli in generale, a voi verrà tolto il regno di Dio e sarà dato ad un altro popolo, che per Israele è la bestemmia più grande. Cioè, noi siamo il popolo eletto e quindi a noi
Aspetta tutto quanto, aspetta la verità, siamo quelli che si devono impadronire di tutte le ricchezze del mondo, questo è il loro concetto. Ma Dio voleva i frutti di santità, i frutti che sono lo spargimento dei suoi comandamenti, della fede in Dio in mezzo al mondo. Non vuole un popolo che diventa forte con la forza di Dio, perché poi diventa autonomo da Dio e viene sugli altri per schiacciare gli opprimi. Di questo è già piena la terra. Vuole un altro popolo, un altro tipo di fedeli. Vuole che siano germoglio per tutti quanti il mondo. Per questo il regno di Dio viene dato a un altro popolo. Il regno di Dio in questo caso è la missione con la presenza di Dio che guida con la forza dello Spirito Santo. Bene, ascoltando queste profezie che si sono avverate tutte, perché anche questo noi sappiamo che Gerusalemme è stata distrutta dai Romani subito dopo Cristo e il Tempio non è ancora stato ricostruito secondo le profezie. Gesù l'ha detto, non verrà più ricostruito fino alla fine del mondo, finché non tornerà la fine del mondo, e siamo ancora così. Quindi è già tutto realizzato questo. Ma a noi, queste parole fanno rabbrividire, perché se ci guardiamo dentro, intorno la Chiesa, intorno alla Chiesa, perché non è che quel che non va bene dentro non va bene neanche fuori, è qualcosa di terribile. Cioè, veramente possiamo riconoscerci in questo popolo con il peggiorativo che noi abbiamo la grazia dello Spirito Santo e Cristo che ha detto io sarò con voi fino alla fine del mondo. Questo non era stato detto agli ebrei dell'epoca e ancora si doveva realizzare. Noi abbiamo molto di più e mi sembra che quello che stiamo vivendo in questo nostro tempo, che ha come una specie di evoluzione, un'accelerazione, è un peggioramento dei rapporti con Dio, cioè la gente è sempre più distante. Dentro la Chiesa sentiamo quello che accade, rimaniamo tutti senza parole, no? E che cosa rimane? Io mi chiedo, dobbiamo stupirci se quello che è avvenuto due volte e più in Gerusalemme prima di Cristo, quello che è avvenuto dopo Cristo con Israele, dovesse succedere anche a noi? Io non sono stupito a pensare che quando il popolo di Dio va, cominciando dai suoi capi, va per altri sentieri che non sono quelli di Dio, abbatterà le sue mura, diventerà pascolo, se ne pascerà l'animale selvatico, rovi, spine, nessun frutto, la vigna selvatica. C'è il terreno, c'è ancora qualche germoglio, no? Ogni tanto si vede ancora qualche vigna che appartenuta mai in conto, non è un esempio, sapete. Ma in realtà, se questo avviene nella nostra Chiesa adesso, che cosa accadrà dunque al mondo? Guardate bene che la fede della Chiesa non è solamente la fede di chi ci crede e fa parte di un gruppetto più o meno grande rispetto ad altri che non ci credono ma sono equivalenti. La fede della Chiesa che vive nei cuori di chi veramente crede e dà la propria vita per essa alimenta il mondo intero. Perché l'Eucaristia, come dice Gesù, è data per la salvezza del mondo. Vuol dire che in un futuro che ancora non si è realizzato, e io ho questa speranza, il mondo intero si inginocchierà davanti a Cristo, perché è profetizzato. In questo momento siamo nel momento opposto, cioè proprio della profondità negativa più brutta, dove anziché essere noi portatori di luce, spegniamo quello che ci è stato dato. Ho sempre questa immagine davanti, che è un'immagine abbastanza agricola e campestre, no? Quando si bruciano o si bruciavano i campi, o veniva anche un incendio, ce n'è stato uno anche molto grosso recentemente, sembra tutto distrutto,
no? C'è come una purificazione, no? L'albero bello, i rovi, le cose brutte, è tutto incenerito, ma sotto ci sono delle radici e dei germogli che torneranno a far rinascere quello che è il bosco, la foresta e quello che c'è sotto. Nella Chiesa, proprio perché la radice, il germoglio è Cristo, il germoglio di esse è Lui, e Lui vive per sempre immortale, e ha detto: io sarò con voi sino alla fine del mondo, e ancora il mondo esiste, quindi Lui c'è. Vuol dire che per quanto siamo noi messi male, cattivi o buoni, o buoni mischiati con i cattivi, e poi ci vanno tutti di mezzo, il germoglio vero è Lui. Chi di noi rimane legato a questo germoglio porterà frutto, quel frutto di cui chiede conto Dio alla fine. Voi non potete fare nulla senza di me, io, no? Sono la vite, voi tralci. Se voi state uniti a me, porterete frutto. Quale frutto? Quello della linfa, della vite, non delle nostre opere, guardate bene. Non facciamo delle belle cose, ma facciamo i frutti, facciamo le cose che Dio vuole che noi facciamo, che sono quelle che rimarranno per la vita eterna, ovvero la salvezza delle anime. Ora, in che modo chi è in qualche modo devastato, nella vigna devastata, nel cinghiale, l'animale selvatico, eccetera, chi può e in quale modo si può dare frutto quando sembra che la vigna sia saltata per aria? La vita che è nella linfa deve continuare anche nel modo più nascosto, diciamo così, più sottotono. Noi siamo sempre vivi finché ci nutriamo dell'Eucaristia e facciamo la volontà di Dio. Da questa linfa vitale che sembra non esserci più, perché sembra che la Chiesa stia esplodendo in qualche modo, in realtà Cristo farà risorgere a tempo opportuno ciò che deve invece continuare fino alla pienezza, perché la pienezza è che la verità di Cristo, il suo amore, la sua linfa vitale, il suo spirito, si trasmetta da persona a persona, da popolo a popolo. Questo si deve ancora realizzare. Quindi io guardo con orizzonti lunghi e lontani che forse non vedrò, ma la mia prospettiva è quella. E dunque anche nel tempo più terribile che possiamo vivere, che molti hanno già vissuto, ma penso che quelli che verranno saranno anche esperienze negative nuove in qualche modo, nulla potrà devastarci se noi rimaniamo uniti a Cristo. Vorrei usare le parole di San Paolo: siamo perseguitati, battuti, imprigionati, no? Ma siamo sempre vivi in Cristo, perché nulla ci può uccidere. E la cosa peggiore, guardate bene, non è tanto la perdita delle cose che possiamo fare o anche della nostra vita, è la perdita della fede che ci introduce alla vita eterna. Il pericolo più grande da adesso in avanti, ma è già in corsa la cosa, è la perdita della fede. Siccome vedo questo, io non credo più. Capite? Non si dice c'è un problema, però io non credo più, cioè si distacca il cuore dalla fede in Dio. Questo si chiama scandalo, ma significa che quando io non ho più questa, sono come il tralcio staccato dalla vite che è Cristo. La prova del mondo grande, soprattutto dei cristiani, è la fede in Cristo. E ho sempre in mente queste parole di Gesù che dice: ma quando il Figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede. A che questo mi ha sempre fatto pensare. I miei pensieri di gioventù, no? Prima dei 20 anni, attorno ai 20 anni, era: ma la Chiesa di Cristo è come un segmento che cresce, no? E va sempre espandendosi, quindi la Chiesa deve espandersi, quindi è qualcosa che mai calerà. Invece il Vangelo dice il contrario: nonostante tutte le grazie, nonostante tutta la cura della vigna, come in passato, il Figlio dell'uomo quando tornerà,
per raccogliere frutti. Invece dei frutti, troverà che non c'è neanche la fede. Non è un po' quello che stiamo vivendo noi in questo tempo. Quindi la Chiesa non è destinata sempre all'espansione, è destinata anche a una contrazione, soprattutto nel momento in cui lo sposo sta per arrivare. Non sono così le parabole dello sposo che sembra tardare e dunque nessuno più ci crede e quindi si comincia a distrarsi per frugliare, dormire, fare questo e quell'altro, perché tanto non è vero niente. Poi arriva di sorpresa. Solo chi ha atteso con pazienza e perseveranza entrerà con lui, no? Per la festa delle nozze. Chi invece si è perso in altre cose perché non ci ha creduto più, rimane fuori. Questo lo diceva anche Suor Lucia, infatti, prima in certe interviste, prima di morire, quando fu chiesto proprio che cos'è la cosa più importante, quello che più è in pericolo. E lei rispose: la fede, la speranza, la fede, ma soprattutto la fede. La fede. Quindi il gioco, quello che è nel nostro tempo è la fede che è legata alla presenza reale di Cristo. E finché c'è la possibilità di nutrirsi di questo, possiamo dirci ancora ben assistiti e dobbiamo veramente ringraziare il Signore per questo. Poi ogni tempo ha le sue prove. Noi abbiamo questa, che ci piaccia o non ci piaccia. A me non piace, ma dobbiamo accettarla. Sì, grazie.